In questo problema un blocchetto di massa M1 2 kg sta sopra un carrello di massa M2 4 kg. Tra il blocchetto e il carrello c'è l'attrito, coefficiente statico 0,30, dinamico 0,20, questo tra M1 e M2. Invece tra il carrello e il piano l'attrito non c'è, infatti i coefficienti di attrito sono 0. Tiriamo il carrello con una certa forza e ci chiediamo quello che succede. In particolare possono accadere due cose, che i due oggetti si muovono insieme, rimanendo relativamente fermi, cioè uno rispetto all'altro, e muoversi quindi come un unico blocco. Oppure potrebbe accadere che, se tiriamo troppo forte, il blocchetto sopra slitta sul carrello. In questo caso vedremmo, entrambi gli oggetti muoversi a destra, ma con accelerazioni diverse, con, il carrello che accelera più, con un valore maggiore, e il blocchetto che invece accelera meno. E rimane indietro rispetto al carrello. Questo non vuol dire che il blocchetto va a sinistra rispetto al carrello, ma visto da questa prospettiva, entrambi gli oggetti vanno a destra, seppur con accelerazioni diverse. Questo problema viene diviso in tre parti. Ci chiediamo cosa succede se la forza con cui tiriamo è 10 N, se è 20 N, e vedremo che nel primo caso a 10 N i due oggetti rimangono attaccati perché l'attrito tra i due oggetti è in grado di mantenerli insieme e farli muovere insieme. Se invece tiriamo più forte con 20 N, vedremo che l'attrito non è più in grado di far muovere insieme i due oggetti e il blocchetto rimarrà indietro rispetto al carrello. E poi dovremo cercare qual è quel valore intermedio fra 10 e 20 newton che è il caso limite, cioè che se noi superiamo anche di poco quel valore lì, F massima, allora il blocchetto sopra slitta sul carrello. Quindi F massima è la massima forza con cui noi possiamo tirare in modo che però i due oggetti rimangano attaccati. Cominciamo con il primo caso, la forza è 10 N e dobbiamo scrivere le due equazioni di Newton, una per ciascun oggetto. Prima però dobbiamo fare l'analisi delle forze, naturalmente ci sono anche le forze verticali che io non ho disegnato perché si annullano tutte, c'è la forza peso del carrello, del blocchetto, ci sono anche le forze vincolari, sia quella che fa il piano, per non farsi sfondare dai due oggetti, sia quella che fa il carrello per non farsi sfondare dal blocchetto. Non le ho disegnate perché tanto si annullano tra loro, ho disegnato solo le forze orizzontali. C'è la forza F da 10 N e poi ci sono queste due forze, sono le forze di attrito. Infatti, se non ci fosse l'attrito tra i due oggetti, quando noi tiriamo il carrello verso destra, il blocchetto rimarrebbe fermo. Ma non fermo rispetto al carrello, proprio fermo, nel senso che il carrello si muove, il blocchetto invece rimane in questa posizione. Invece il blocchetto, se si muove verso destra, lo fa perché c'è l'attrito che gli viene trasmesso dal carrello che sta sotto. Quindi il carrello con il suo movimento, grazie alla forza d'attrito, riesce a spostare verso destra anche il blocchetto. Quindi questa è la forza d'attrito che il carrello fa sul blocchetto. È una forza interna perché è una forza che un oggetto fa sull'altro all'interno del sistema, ma allora anche il blocchetto fa una forza uguale e contraria sul carrello. Quindi si tratta di una coppia di forze del terzo principio di Newton, forze di azione e reazione. Infatti mentre il carrello si sposta, anche il blocchetto fa sul carrello una forza d'attrito verso sinistra. E questo intuitivamente si capisce perché il carrello non è libero di spostarsi verso destra, in quanto il blocchetto sopra in qualche modo tenta di frenarlo. Ora noi non sappiamo se queste forze d'attrito sono attrito statico o attrito dinamico, lo vedremo dopo. Dipende se i due blocchi si muovono uno rispetto all'altro oppure no. Se i due blocchi rimangono attaccati insieme, questo sarà un attrito statico. Se invece c'è slittamento, allora l'attrito è dinamico. Quindi scriviamo le due equazioni di Newton per il carrello e il pesetto, prendendo come segni positivi le forze che vanno verso destra. È il verso naturale di movimento del sistema, quindi questa forza è positiva, anche questa, l'altra è negativa. Quindi
Perciò cominciamo forza totale sul blocchetto, la forza totale sul blocchetto è solo questa, la forza d'attrito uguale m per a del blocchetto, m1 a 1, e forza totale sul carrello è la differenza tra la forza con cui tiriamo noi, 10 N, meno la forza d'attrito, è uguale a m2 a 2. Qui ho immaginato all'inizio due accelerazioni diverse, quindi sto immaginando il caso in cui ci sia uno scivolamento del blocchetto sul carrello. Però adesso per semplicità voglio immaginare invece, voglio provare a risolvere questo problema immaginando che i due oggetti rimangano attaccati, cioè che l'attrito sia sufficiente a evitare lo slittamento. Quindi pongo A1 uguale a 2 uguale a, cioè le due accelerazioni uguali. Poi vedremo se questa ipotesi iniziale sarà confermata dai risultati finali. Quindi se le accelerazioni le pongo uguali, ecco che qui non ho più A1 e A2, ma ho A da tutte e due le parti. A questo punto è utile, quando l'accelerazione è la stessa dei due oggetti, è utile procedere con la riduzione di queste due equazioni facendo la somma e trovando così la legge di Newton per il sistema intero. Facendo la somma, infatti, queste due equazioni non presenteranno più due incognite come adesso, adesso ne presentano due. Le incognite sono la forza d'attrito e l'accelerazione unica, prima erano addirittura tre. La forza d'attrito e le due accelerazioni, ora sono la forza d'attrito e l'accelerazione unica. Però quando noi sommiamo le due equazioni viene fuori l'equazione di Newton del sistema intero, che ha una sola incognita, perché le forze d'attrito, essendo forze interne al sistema, non le vediamo più. È come se noi chiudessimo il sistema dentro un sacchetto nero, non guardiamo più la sua struttura interna, perdiamo informazione sui due pezzi e sulle forze che si scambiano, cioè sulle forze interne, cioè sulle forze d'attrito. Rimangono solo le forze esterne, che è questa forza da 10 N. Quindi la forza totale esterna è 10 N, la somma delle masse è 6 kg, come se fosse un unico oggetto, e l'accelerazione è la nostra incognita, quindi vediamo un'equazione con un'incognita sola. La ricaviamo questa accelerazione dividendo 10 N diviso 6 kg, fa 5 terzi metri al secondo quadrato, è circa 1,7 metri al secondo quadrato. Ora che conosciamo l'accelerazione comune, unica dei due oggetti, abbiamo fatto l'ipotesi infatti che i due oggetti abbiano la stessa accelerazione. Andiamo a sostituire questo valore nelle due formule di prima al posto di A, e quindi possiamo calcolare in questo modo la forza d'attrito. La forza d'attrito calcolata con la prima formula viene m1a, quindi 2 kg per l'accelerazione appena trovata. E calcolata con la seconda formula viene lo stesso valore, viene sempre 10 terzi newton, cioè 3,3 newton circa. Per calcolare la forza d'attrito con la seconda formula dobbiamo portare la forza d'attrito da una parte e m2a dall'altra, quindi otteniamo forza d'attrito uguale F meno m2a. Eccola, questa è la forza F meno m2, 4 kg per l'accelerazione. F meno m2a, ho messo direttamente Newton fuori della parentesi, e il risultato è sempre 10 terzi Newton, come è giusto, perché sappiamo che possiamo calcolare indifferentemente la forza d'attrito dalla prima o dalla seconda equazione, il risultato è sempre quello. Ancora non siamo in grado di dire se era corretta l'ipotesi che avevamo fatto di accelerazioni uguali, cioè che non ci fosse lo scivolamento tra blocco e carrello. Lo possiamo verificare adesso se questo è corretto, e lo facciamo calcolando la forza d'attrito statico massima, cioè ci chiediamo se l'attrito può effettivamente davvero raggiungere i 10 terzi newton, cioè 3,3 newton circa. Per vedere se può raggiungere questo valore l'attrito statico, andiamo a calcolare il valore massimo dell'attrito statico, moltiplicando il coefficiente d'attrito statico 0,30 per la forza normale. Ricordiamo che l'attrito è tra i due blocchi, tra i due oggetti, quindi qual è quella forza normale che preme l'oggetto sopra contro l'oggetto sotto? Quella forza normale è il peso dell'oggetto sopra, quindi non è il peso complessivo dei due oggetti e nemmeno il peso del carrello, è il peso soltanto dell'oggetto superiore, quindi è m1g, è 19,6 newton. Moltiplicando quindi 0,30 per questa forza normale con cui il blocchetto è premuto
contro la superficie del carrello, otteniamo un attrito massimo di circa 5,9 N. E questo ci dà la conferma che l'attrito riesce a fare questi 3,3 N, l'attrito statico, perché il valore massimo che può raggiungere è superiore, potrebbe arrivare fino a 5,9 N. Quindi, siccome abbiamo trovato un attrito di 10 terzi newton, 3,3 N, che è inferiore al valore massimo possibile, allora significa che la nostra ipotesi iniziale delle due accelerazioni uguali era corretta. Perciò, in conclusione, se io tiro con 10 newton il carrello, i due oggetti si muovono insieme con la stessa accelerazione, questa è l'accelerazione 5 terzi metri al secondo quadrato, e l'attrito fra i due oggetti è in grado di tenere fermo il blocchetto rispetto al carrello, cioè di far muovere questi due oggetti come se fossero un oggetto solo.